vicini all'armeria. Ci manca poco, ragazzi. Per arrivare qui mi sono ucciso, ragazzi. Il gioco è tosto perché le strade brulicano di nemici. Ma sono veramente tanti. Cecchini, droni che ti beccano subito e ti fanno un culo così. Il gioco è abbastanza spietato, ragazzi. Non pensate sia una cavolata. Sembra abbastanza complesso portarlo al termine. Ecco il rifugio. Andiamo all'armeria. Speriamo che mi danno un'arma migliore. Ciao ragazzi. Che ne dici di Holstein? Ellen dice che non c'è traccia. Cazzo, che cavolo gli è successo? Oh, sei Brady? Eh sì. Ora ha detto che saresti arrivato. Per fortuna sei qui. Una mia pattuglia è dispersa e potresti aiutarmi. Aspetta un secondo. Sì, ma dammi un'arma. Senti se ha controllato la costa. Forse si sono persi o c'è una varia. Se è libero, digli di prendere una moto e dare un'occhiata. Scusa, Brady. Comunque sono Ned Sharp. Gestisco questa armeria. Come dicevo, ho perso una pattuglia. Stavano seguendo le informazioni su uno spostamento di Walker. Dicevano di avere un convoglio in vista. Poi la trasmissione si interrompe. Ogni informazione su Walker è vitale. Dobbiamo scoprire cosa è successo ai ragazzi. Ho inviato qualcuno in ricognizione, ma i posti sono molti. Mi serve che aiuti nella ricerca alla fuori. Continuate a cercare. Armi, niente. C'è il negozio. Faccio del mio meglio. Ho detto ad Andy che era troppo imprudente. Ma perché la gente non prendi dubbi bomba? C'è qualcosa qui? No. C'è il simbolo dell'armeria dove? Oh mio Dio. Quando si rallenta che sta a salvare, ragazzi, è incredibile. Vai là fuori, Brady. Ogni minuto che passa, Walker è sempre sì, ci vuoi andare là fuori? Sto a vedere se mi puoi vendere qualche cazzo. Voglio un'arma migliore. E andiamo, ragazzi. Che devo dire? Andremo con questa. Se andrai a cercare la pattuglia di Andy, ti conviene essere pronto. Ho qui qualche tubo bomba. Capito, ma se te blocchi così diventa complicato giocare. Sono efficaci contro veicoli e soldati, così avrai una speranza contro i maledetti APC. Quindi fammi vedere. Tubi bomba, eccoli là, ok. Perfetto, signore. Localizza la pattuglia dispersa. Ecco il negozio, ecco. Vediamo cosa possiamo. Cosa ci possiamo permettere? Quasi tutto qua, ragazzi. Oddio, non so. Fucile da battaglia cos'è? Fucile a lunga gittata. Oddio, io farei. Adesso non abbiamo i soldi, credo. Farei questo più questo io. Sì. Cadenza di tiro è molto meglio. Gittata è molto meglio della nostra. Questo no, no, per adesso non credo sia più che giusto. Se no, anche questo penso non sia male per adesso, Fucile da battaglia. Ha un danno elevato, precisione elevata e una gittata della Madonna. Sì. Io farei questo e dopo comprare questo al posto della nostra armetta. Per poco non ci basta. Però aspetta, se io adesso vendo, no? Questi sono beni di consumo, il medikit è sempre buono che ce n'è uno in più. Quest'altra roba non so a cosa serve. E posso. Non posso vendere da questo, no, vero? Ah, guarda qui. Possiamo pensare dietro le Molotov. Estensioni. Sì, ma questo funziona per tutte le mie armi. Abbiamo un problema. I Nork hanno un sito di lancio di nebulizzatori pronto. Oh no. E lo useranno per gassare le altre zone riservate. Ho bisogno che te ne occupi prima che lanci quei maledetti nebulizzatori. Che calmati. Compriamolo sto merino reflex, va. Da qua non possiamo, sto vero che non possiamo vendere. Ah sì, eccoli qua. Venduti, potevamo pure. Se vendevamo ci bastava pure. Mm.
Ok, andiamo. Vediamo come funziona. È questo? Ah, questo qua. Come si modificavano le armi? Così. Ok. Bellissimo. Forse mi ho sbagliato a mettere quello reflex, però sti cavoli, dai. Andiamo, andiamo, usciamo fuori e andiamo a spaccare i culi. Perché non si sono presentati? Già, un milione un po' di merda. Ci serviva qualcos'altro. Non ho capito come sia l'attindicatore sulla mappa, ragazzi. Dovrò vedere. Scusatemi, eh. Che qua diventa interessante, diventa. Abbiamo questo indicatore. Che qua ci sta solo un indicatore però. Ok. So con calma che camminare. Vai qui dentro. Vedete, guarda che bello, potete ingaggiare i soldati e portarli con voi. Sta cosa è fighissima. Maggiori saranno le possibilità di trovare Andy e i suoi uomini. Sto inviando sul telefono il perimetro della tua area di ricerca. Qualsiasi cosa incontri, fammelo sapere immediatamente. Buona fortuna. Ok. Che cosa vuoi che incontro? O nemici o la pattuglia che stiamo cercando. Non abbiamo tanta scelta. Lì dei soldati. Non si possono marcare? Vogliono che ci scontriamo a forza? Possiamo aggirarli forse? Ok, vedo che non c'è un limite. Per ora non c'è un limite massimo ai medikit. Ce ne abbiamo 5. C'è qualcosa da prendere? Purtroppo ragazzi ci serve tutta assolutamente. No, 5 medikit è il massimo. Ho parlato giusto in tempo. Ma ti apri? Perfetto, sta roba è essenziale. Per iniziare sta roba è veramente essenziale. Non ti concediamo perché ci servi vivo. Potresti esserci utile, sono curioso di vedere come funzionano i compagni. Veramente curioso. I simboletti là cosa sono, ragazzi? Sono i nemici che dobbiamo uccidere. Un silenziatore a quest'arma non mi farebbe schifo. Andiamo qua, tocca ammazzarli. Togliti un po' dal cazzo prima che ci ingaggino loro. Oddio. Ma che ingaggia? Che cazzo devi congedare? Oh, ci stanno circondando. Ok. Ciao. Portami tanti bei saluti. Ah, si possono pure... quanta roba che c'hanno addosso. La peppa. Ok. Ah, ma non era la missione questa, ragazzi. Cioè, sono stato proprio un deficiente. Abbastanza un defi. Beh, meglio per noi. Mi ho fatto una cosa in più, dai, ragazzi. Pensavo che era la missione, invece no. Parte sbloccata. Vabbè, oh. Ma che so come funziona, dopo, tra un episodio e l'altro, posso andare a sbloccare sta roba. Solitudine, ragazzi. Grazie a te abbiamo la conferma che le informazioni in nostro possesso erano esatte. Quelle armi ci torneranno molto utili. Mi assicurerò personalmente che vengano distribuite ai nostri uomini. Grazie, grazie. Andiamo, adesso non ci interessa quasi niente di questo. Possiamo subito andare alla missione. È notte, vediamo un po' come si comportano di notte i soldati. Se per noi sarà più difficile.
o resta invariato? Vediamo il cielo è carino, dai, un po' Vigliata, spalmatello. Procedi, Ton. Abbiamo perso il veicolo che trasportava Walker. Cerchiamo di riprendere la scia. Cazzo. Ok. Qualsiasi cosa, fateci sapere. Dice che gli servono informazioni sensibili al più presto. Certo. Ammazzatevi, non ci tengo a farmi ammazzare. Brady, abbiamo intercettato un messaggio di Andy e tu sei il più vicino. Sto inviando la posizione di origine della trasmissione sul tuo telefono. Vai sul posto e scopri se puoi aiutarli. Ok. Invierò rinforzi appena possibile. Ma guarda questo, ma che stava a fare qua questo? Guardate, oh, ma stavo qua solo come un deficiente, oh, vaffanculo, va. Per fortuna è finita subito l'allerta, era solo lui. Perché ragazzi, se in questo gioco scoppia l'allerta, arrivano i nemici, arrivano all'infinito, non finiranno mai. Sta cosa è un po' old school, però. Che dobbiamo fare? E questo è il punto, siamo arrivati, che cazzo è quello? Senti, io per non sapere né leggere né scrivere, come che faccio queste? Preferisco. Mantieni la posizione e respingi il coso. Ah, il nostro amico è morto. Ce lo siamo dimenticati lì. E vabbè. Farò. Cerchiamo di prendere le spalle. Far esplodere la macchina subito. In fiamme la macchina. E non si sono accorti di niente, sti scemi. Scemi! L'ho fatta doppia là. Double kill. Vaffanculo, non te pigli. Io la solita mia stortezza. Ok, si muore abbastanza in fretta, eh. Oddio, attento. Ma c'hanno le batterie ste cose, ragazzi? Io non vedo nessun indicatore di batteria. Non saprei. Prendiamo tutto. Stanno gli altri morti. Quasi tutto al massimo abbiamo. Lì sopra, come si sale? Da lì. Andiamo a vedere, va. Beh, l'intelligenza artificiale dei nemici per adesso non mi sembra esagerata. Vedremo. Ho visto Walker. Abbiamo provato. Sono andati. Eh già, ma ciao. Brady, sono Ned. Grazie per quello che hai fatto. Cazzo, odio perdere degli uomini. L'unico risvolto positivo è che questo conduce a Walker. I ragazzi di Andy hanno visto dove lo stavano portando in Ork. E i nostri osservatori hanno appena riportato che alcuni degli uomini non sono morti. I Ork li hanno catturati e portati nella zona gialla di Hearthstone. Dobbiamo provare a salvarli per scoprire dove tengono Walker. Okay. $500. Rigora verso Hearthstone. Saranno quelli che mi permetteranno di comprare il fucile d'assalto. Che sei un uomo che riesce ad ottenere i risultati. Sto segnando la posizione del tunnel sulla tua mappa. Ci vediamo lì. Tranquillo, ragazzi. Questo episodio può finire qui. Ora stiamo già capendo un po' di più come è diviso il gioco. Scrivetemi nei commenti se volete episodi più lunghi o più corti. Io potrei fare meno episodi, ma di lunghezza di intorno ai 40 minuti. O se no continuare così con questo taglio cacca e casuale. Ditemelo voi. Che dovremmo avere i punti per comprarci il fucile d'assalto. Devi stare molto attento, capito? Ned ti aggiornerà quando vi incontrerà. Sì, tranquillo. Oh, medikit.
Prendi tutto. Ragazzi, vi saluto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare e condividere il video. Da Tra90 e Game Over 6 è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi.